siamo profondamente turbati per la morte di Cristina, una donna napoletana che ha avuto l'avventura di trovarsi in quel posto, in quel momento tragico. Siamo profondamente turbati e quindi il primo sentimento è quello di assoluto dolore e di vicinanza alla famiglia, che ovviamente io voglio incontrare al più presto. Poi, accanto al sentimento di fortissimo dolore a nome di tutti i napoletani, ho immediatamente dato indicazioni e direttive per capire cosa è accaduto e per valutare se c'è stata qualche manchevolezza, qualche disattenzione o qualche errore. Questo ovviamente bisogna verificarlo subito. In queste ore prevale però veramente il senso di vicinanza nei confronti di questa donna che è finita così giovane, in modo così tragico, e tutti i suoi familiari. Sul perché è accaduto non voglio dire nulla, perché mi sembra corretto aspettare le verifiche e poi agire con la giusta determinazione e immediatezza. Io penso che ci sia nei nostri confronti, nei miei confronti, una macchina dal fango che va avanti, diciamo, almeno dal 2004-2005 e sta continuando in modo anche molto organizzato da quando sono sindaco, ma certo non mi riferivo ai magistrati che stanno indagando, nei confronti dei quali io ho fiducia. Quindi, quando parlavo di macchina di fango, mi riferivo ad altro. Noi veniamo chiamati la prima volta nella storia d'Italia per rispondere delle buche, ma io lo trovo un fatto assolutamente legittimo. Infatti mi difendo e mi difendo con grande orgoglio. Siamo chiamati a difenderci su tutti i fronti, tra breve lo saremo anche sulla pista ciclabile, sul Giro d'Italia, magari sulla Coppa Davis, magari sul Forum, ma noi siamo abituati a difenderci. Io, quando facevo il magistrato, più indagavo e più mi arrivavano avvisi di garanzia, quindi so che significa. C'è l'amarezza profonda, perché questa è una giunta fatta di persone non per bene, di più, persone che stanno sacrificando la loro vita, che non ci rimettono economicamente, ci rimettono in termini di salute, che hanno un grande entusiasmo, ma noi sappiamo che è un mondo alla rovescia. Più sei onesto e più ti devi difendere.